Direttore Ciardullo, l'Arezzo esce con un punto da Monza, un punto importante perché aumenta il margine rispetto ai play-out, la classifica però si accorcia. Sì, sicuramente dopo i risultati di ieri, la vittoria del Renate e la vittoria del Lumezzane, oggi uscire con un punto qui è un'ottima cosa, grazie soprattutto alla partita, io direi perfetta tatticamente, impostata sicuramente dal mister. E siamo stati brevissimi a reggere tutta quanta la partita, c'è stato quell'episodio di rigore che adesso voglio rivedere, non so come definirlo, e siamo stati molto bravi, sono molto contento per Padulano che inizialmente entrava sempre, subentrava e riusciva a cambiare la partita, ha avuto un periodo un po' così e così, adesso invece è tornato con un gran gol e un grandissimo risultato per noi. Arezzo avrebbe avuto anche due occasioni grossissime per passare in vantaggio, un tiro di Erpen al volo che il portiere ha preso in maniera incredibile e un rigore che dal campo è parso solare su Montini che è riuscito lo stesso a concludere ma era stato sgambettato palesemente in aria. Sì, ci sono state varie occasioni a favore nostro, grazie al portiere loro, è stato molto bravo sul tiro di Erpen. Per quanto riguarda i rigori ne ho visti due, ci stava sia il fallo di Mani in area, è involontario però un giocatore non può stare a coprire, quindi altro spazio e fa lo sgambettamento di Montini, pure quello è sicuramente un rigore clamoroso. Da un punto di vista di Arezzo adesso ci avviciniamo al mercato, è una fase delicata quella, intanto però si risolverà presto quella del campo perché arrivano finalmente, iniziano i lavori in settimana. Sì, sicuramente, grazie al nostro presidente mercoledì interverrà Green Grass, che è un'azienda che opera ormai da anni sul mercato per aggiustare i campi. E mercoledì, tempo permettendo, dovrebbe intervenire sul Città d'Arezzo, sperando quindi di ottenere sicuramente risultati migliori rispetto all'ultima volta.